Buongiorno a tutti, oggi faccio vedere le pareti scure, che è un caso che tanta gente mi scrive o chiacchiera il telefono, il mio numero di telefono, mi manda le foto tramite WhatsApp, che lì resta sempre questi difetti, quelle pareti scure, dopo due, tre mani o si vedono i segni delle rifilate o delle arrullate. Allora, questa ha una mano sola, quella dietro, questa di qua, è finita, sia frontale e sia per laterale, non si vede niente, è finito. Io a scriverlo, cioè ve lo scrivo sempre, dovete correre quando dovete fare queste pareti. Poi il materiale non va allungato tantissimo, la prima mano va allungata quello che si vuole, cioè io non posso dirvi dal telefono allunga il 30%, che io ormai lo faccio occhio. Non tirate l'acqua. La prima mano datela su normale, tenetela anche la seconda mano normale. I tolloni, le latte, c'è scritto pronti all'uso, non sono mai pronti all'uso, va aggiunto l'acqua. Ovvio che l'acqua è gratuita, cioè se buttate dentro 10 litri in 12 kg di pittura, vi vengono fuori 3 tolloni. In un tollone, quando si allunga, ne viene fuori 1,5, non di più. Basta, quello è il vostro materiale. Ritorniamo alla parete quella scura. Allora, se è troppo spessa la prima mano, aggiungete un po' d'acqua. Adesso qui dovete correre, nel senso correre. La rifilatura, la prima mano, cercate di farla giusta. Adesso vi andate molto vicino, vi faccio vedere anche le arrullate, vado vicino a tutto il sovrammonto, perché se no si vedono i segni. Allora, iniziamo. La scala va posizionata in una maniera che riuscite a fare del pezzo lungo. Se dopo avete difficoltà, c'è qualcuno che ha un colore molto che dà problemi, dategli in mano un pennello, non so, un amico, la moglie, anche la figlia per fare sotto. Uno, o correte così, cercate di velocizzare. Se no, mi danno qualcuno sotto. Un'altra cosa, prima di spostare la scala, io adesso perché se mai io credo. Quando scendo, che sposto la scala, vado avanti con la mia pennellata, tanto devo scendere, mi sposto, spostato la scala, metto uno su. Di sfruttarla tutta la scala, vabbè, se non avete questa, quella che si ha in casa, la solita che sali da una parte, non potete andare dall'altra, se no cadete giù. Oh, la tagliate. Tagliate la prima, non fate anche l'altra, perché se no dovete correre tantissimo. Tirate giù, guardate tutto, che ho dimenticato la vertica. Vi faccio vedere quando dico tenete bagnato tutto, lei è ancora tutta bagnata, la rifilata. Adesso anche col rullo, stesso sistema, sono le mie aperte che arrivo mai. E voilà, trovate qui. State staccate un attimino dalla parete, sono montate pure la rifilata, non avete paura, state bene all'alto perché se no dovete fare il ritorno verso finito. Poi tornate indietro, guardate qui, ritornate ancora indietro. State un po' staccati perché il vostro rullo è pieno. Quando sentite che non avete più, andate indietro e tirate la vita.
ancora sopra, fa niente, non è un problema. Sulle placche vado molto vicino, anche sullo zoccolo. Mi rullo, batte contro lo zoccolo, fa niente. Faccio la spesa 40 gradi, la taglio. Ciao, ci siete in due, sono spiegato prima, uno in alto, uno col pennello a basso, mentre rifila, poi si cava più un pezzo in alto, l'altro la rifila a basso, che ne sono davanti con uno. Adesso non potrò farlo in due, perché magari sta registrando, però faccio vedere il sistema per farlo da sopra. Vado sopra di tacco, vado contro. Allora, troppo, tanto è coperto, non è che problemi. Un'altra cosa, attaccate bene i nastri, perché questi colori qua, quando andate a ritoccare, si vede. Perciò il nastro un millimetro indietro dallo zoccolino, che vi permette nel centro del pennello andare dentro, dietro allo zoccolino, che di solito c'è sempre una fessura. Poi un'altra domanda che mi fate sempre, ma uno posso usarlo orizzontale, verticale, qui non ci sto, faccio meno fatica, tutto così, così. L'importante è che tirate sempre bene, la pittura va lavorata, cioè non va buttata su così e poi me ne vado. Come avete visto sono andato, sono ritornato, ho sormontato ancora le stesse rullate e sopra. Il risultato vi tornerà così, al massimo fine video vi faccio vedere pulita. Adesso dobbiamo ancora aspettare perché di qua dobbiamo fare le righe e la camera verrà pulita nel pomeriggio, quando finiamo. Niente, vi viene il fiatone così, vabbè, a parte io che fumo due pacchetti di sigarette, io vi faccio fumare anche Mario, perché lui è sempre con me. Questa è la vostra prima mano. Per non vederla così, due, tre mani, dovete fare questo sistema, dovete un po' correre, un po' di più, è tutto lì. Io a scrivere non ho mai problemi, anzi ultimamente faccio un po' fatica, però rispondo, magari passo 5 giorni, 10 giorni. Oggi c'era l'occasione, vi ho fatto vedere il video. Come sempre, vi saluto, vi ringrazio tutti, vi lascio la mia email, che è sempre la solita, con Edoardo. 37@gmail.com. Grazie a tutti, al prossimo video.